won't stop loving you. I won't stop loving you. Sognare si può, buongiorno. Abbiamo in linea Nadia Marabese. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, tu sei una psicologa clinica e inoltre sì. Ti occupi di neurosviluppo. Sì. E con te volevamo fare una chiacchierata in merito a tutta una serie di progetti che segui normalmente con la tua associazione. Sì, Associazione Terra Comune. Associazione Terra Comune e anche volevamo, diciamo così, parlare invece di un progetto nuovo che è partito proprio in questo momento in odor di Covid, causa Covid, quindi hai dovuto creare qualcos'altro, sì. Una piccola creatura nuova, un progetto nuovo per questo momento così... come dire, difficile, sconvolgente, sì. Esatto. Sì, sì, noi avevamo avviato le nostre attività, quindi i nostri laboratori, facciamo dei laboratori settimanali, avevamo i nostri weekend ogni mese, e quindi procedevamo tranquilli e poi appunto ecco, ci è cascato addosso questa emergenza. Esatto. E quindi abbiamo dovuto un attimino ripensare certo, ricreare come tutti esatto certo. Dopo un primo shock abbiamo detto no, dobbiamo reagire nonostante le difficoltà e allora inventiamoci qualcosa. Senti, volevo chiederti questo. Dimmi. A proposito dell'associazione Terra Comune, sì. Onlus, e a proposito del lavoro che tu e voi, lo staff, fate certo. Normalmente, no? Così intanto presentiamo un pochino quello che è la vostra norma, perché voi comunque vi occupate sempre di portare un aiuto. Sì, noi ci occupiamo, siamo abbastanza giovani come associazione, almeno quello, sì. E perché insomma abbiamo comunque 6 anni, siamo attivi da 6 anni, abbiamo la sede a Grugliasco e lavoriamo sul territorio appunto di Grugliasco, Corlegno, zona ovest di Torino, anche in parte su Torino e poi abbiamo anche un'altra sede vicino al Lago Maggiore dove abbiamo dei soci, quindi a Castelletto sopra Ticino. E noi ci occupiamo diciamo di un po' tutte le età, quindi bambini, ragazzi, giovani, adulti che possono avere delle, diciamo, delle fragilità magari emotive, sai, oggi sono abbastanza frequenti, la vita è complessa, piuttosto che delle disabilità vere e proprie, intellettive, oppure dei disturbi del neurosviluppo. Anche qua oggi abbiamo molte situazioni che magari hanno l'autismo, tratti autistici, oppure difficoltà di concentrazione, ecco, un mondo molto variegato. Certo. Quindi noi ce ne occupiamo in modo, diciamo, attraverso degli strumenti che sono lo sguardo psicologico, ma poi soprattutto attraverso il gioco e le storie, ecco, quindi uno strumento che in realtà serve a tutti, certo. Perché giocare certo. È utile per tutti e a tutte le età. Questo sicuramente. E questa è, diciamo, la vostra attività, ovviamente raccontata in poche parole, però poi certo. Ognuno potrà, se ha piacere, andare a visionare sia le vostre pagine che i vostri siti. Certo, giusto? Certo. In modo da approfondire poi tutto questo, noi magari li linkiamo sotto al post della diretta in modo che le persone abbiano più facilità di venirvi a trovare, no? Certo, certo, volentieri, anche perché appunto non è semplice magari spiegare così in poche parole, poi la grande quantità di lavoro che c'è dietro magari appunto a qualcosa che sembra
un'attività semplice e banale, invece andiamo proprio anche a individualizzare le varie iniziative che facciamo, proprio perché devono essere utili, ecco, quindi ci deve essere un'evoluzione, ecco, perché certo. È sempre possibile anche a chi è in difficoltà, ma può migliorare vuol dire stare meglio, ecco, certo. Stare meglio con se stesso e con gli altri. Assolutamente concordo, è sempre un cammino, un percorso che si può fare insieme per raggiungere uno step migliore, no? Per cercare di stare proprio un pochino meglio, uno step alla volta per raggiungere proprio il top possibilmente, no? Stare quanto meglio possibile. A proposito di questo, in questo momento che ha colto un po' tutti impreparati, no? Dall'oggi al domani ci siamo trovati coinvolti in una situazione disastrosa dal punto di vista sia della salute, ma poi soprattutto dal punto di vista della nostra vita, in quanto ci siamo trovati chiusi in casa con delle nuove regole da rispettare, con un mondo sospeso in qualche modo. E quindi voi anche, come tutti noi, vi siete messi in moto e avete creato un progetto che si chiama Giunto SOS Covid-19. Sì, si chiama proprio così, Giunto, perché era in continuità, Giunto vuol dire insieme, quindi comunque sempre quella la parola d'ordine, però SOS perché appunto c'era questa emergenza del Covid. E sì, è vero, ci ha mandato questa situazione in un tempo sospeso, quasi irreale, subito c'è stato un momento appunto di shock, persino di rabbia, mista paura, e per un bel po' di tempo, certo. Insomma, e noi abbiamo appunto subito reagito, per cui la prima cosa che abbiamo fatto è siamo partiti con dei gruppi di videochiamate con i nostri ragazzi, quelli un pochino più grandi, ecco, che erano anche un pochino più autonomi per farle, in modo da non perderci, perché sia loro che tutti gli altri hanno trovato improvvisamente, no, non sono andati più a scuola, come è evaporato il mondo, certo. La vita, le persone, no, hanno perso, non hanno visto più i compagni, gli insegnanti, gli affidatari, tutta la rete che si è costruita con fatica è come evaporata, quindi la prima cosa è stata quella delle videochiamate, che sta funzionando, sta proseguendo, sta funzionando molto bene, anzi abbiamo dovuto mettere un gruppo in più perché c'è sempre molta voglia di vedersi e di stare insieme. E poi ecco, grazie al, c'è stato anche questo bando, dobbiamo dirlo, della Compagnia di San Paolo, che ha permesso di anche realizzare tutto questo lavoro, e abbiamo pensato a queste storie animate, che sono dei video che presentano appunto dei racconti, però non solo una lettura dei racconti, che in molti fanno una lettura ovviamente adeguata alle difficoltà dei nostri partecipanti, però ecco anche animata, nel senso di coinvolgerli un po' sia attraverso la costruzione di mappe, attraverso dei disegni. Il disegno è qualcosa che insomma loro usano molto, fa anche molto piacere, e quindi insomma sono tutti i giorni esce uno di questi video, sia per i più piccoli e sia per quelli più grandi, quindi dai racconti ai romanzi, ecco, che poi sono riassunti dei romanzi, però comunque certo. Piacciono molto. No, è bello questo progetto, anche perché coinvolge le persone occupando anche un pochino di tempo che ovviamente abbiamo più a disposizione, con attività che possono coinvolgere grandi e piccini, ma che magari possono anche essere d'aiuto in famiglia quando magari da un certo punto in poi non sai più cosa inventarti per i tuoi bambini, per i ragazzi, no? Per creare anche per loro delle attività nuove. E quindi è sicuramente, mi sembra veramente interessante.
Sì, infatti, una delle difficoltà che ci hanno presentato i genitori era proprio quello che, a differenza, diciamo, degli altri che magari hanno tutta la mattinata occupata dalla scuola, dai compiti a distanza, invece chi ha qualche difficoltà non riesce e quindi diventava un tempo lunghissimo, completamente vuoto. E invece in questo modo è diventato carino, ad esempio viene usato anche insieme ai fratelli e alle sorelle. Esatto, quindi in questo modo li tiene uniti, no? Li fa giocare insieme. Sì, diventa qualcosa che fanno loro due, o loro in genere magari sono in due, e diventa qualcosa di carino perché insomma anche i rapporti tra fratelli e sorelle, quando c'è magari uno dei due che è un po' più in difficoltà, non sono così semplici, chiusi in casa tutto il giorno. E Certo. invece questo diventa qualcosa che fanno insieme, che può essere divertente e che li fa vedere l'un l'altro con occhi un po' diversi, fa anche scoprire un po' chi è mio fratello, chi è mia sorella. Ecco, anche questa è stata una cosa carina. E direi sì, molto molto bella. E poi proprio fatta dai ragazzi stessi, dalle persone coinvolte, anche in prima persona, quindi è molto molto bello anche questo. A Sì, siamo proposito riusciti di... sì. Dimmi, scusami, ti ho interrotto, No, dimmi. siamo riusciti appunto a coinvolgere anche un po' di tutte le età, tutti, alcuni dei nostri partecipanti, alcuni più piccoli, alcuni più grandi, proprio insomma perché fosse adatto a tutti, fosse un momento gradevole, leggero, così per passare un po' appunto una parte della giornata. Senti, vuoi ricordare il sito, i contatti anche a voce? Poi li scriviamo in seguito sotto anche al link. Però se vuoi ricordarlo, così magari qualcuno può andare a visionare, a curiosare, anche a godere di questi video. Certo, allora, tutti i video, poi magari se posso vi dico anche l'altra parte del progetto Certo, che sì. comunque è così importante. Tutti i video sono sul canale YouTube dell'associazione, quindi bisogna andare su YouTube e scrivere Associazione Terra Comune e lì si trovano tutti i video pubblicati. Poi se volete potete andare sul blog e lì ci sono anche le altre nostre attività. Il blog è https://tcterracomune.wordpress.com. Sì. Ecco. Perfetto, anche questa la metteremo sotto il link così cliccandoci sopra sarà più facile raggiungerti, però era importante dirlo. Certo. E quindi continuiamo a parlare del progetto. Sì, dicevo, il progetto poi viene completato da altre due parti, diciamo. Una è più dedicata ai più grandi e appunto ai genitori, ma anche agli operatori che insomma lavorano nel sociale, che è uno sportello d'ascolto psicologico. Quindi abbiamo tre colleghe che in un orario fisso che trovate insomma sul blog sono disponibili per chi volesse telefonare, insomma, appunto è stato, dico perché siamo già un po' fuori, molto faticoso, ma lo è ancora, perché adesso anche l'idea di poter uscire fa emergere il dubbio, quindi insomma avere qualcuno con cui poter parlare può essere certamente un aiuto, ecco. E Sicuramente. l'altra parte sono invece questi video sempre di question time, li abbiamo chiamati così, cioè qui io raccolgo delle domande che mi vengono fatte e provo a dare dei suggerimenti pratici anche, no, di gestione dei ragazzi, anche dei più grandi, perché su ogni età insomma le sue difficoltà, per cui appunto si riflette
riflette su un tema che può essere, non so, la chiusura degli adolescenti. All'inizio gli adolescenti erano quelli che scalpitavano perché volevano uscire, adesso sembrerebbe che si siano un po' chiusi e che la paura, ad esempio, di uscire sia molto forte. Allora, ad esempio, proviamo a analizzare questa situazione e poi a vedere e a dare qualche suggerimento su come si può intervenire, ecco. Certo, quindi anche questo aspetto è molto importante, no? Il confronto, avere comunque la persona, una persona dall'altra parte che possa rispondere ai nostri dubbi, alle nostre, che possa magari anche un po' calmare le nostre paure, le nostre, inteso quelli dei ragazzi, ma anche probabilmente dei genitori. Sì, certo. Allora, teniamo conto di una cosa: è vero che noi ci rivolgiamo prevalentemente a chi ha difficoltà, disabilità, eccetera, però i meccanismi della mente, delle nostre emozioni sono gli stessi per tutti, solo che chi ha qualche fragilità in più è un pochino più amplificato. Quindi io so che anche molti genitori di ragazzini e bambini li stanno guardando, ascoltando, perché appunto anche i genitori si sono trovati dall'oggi al domani a dover magari lavorare in casa, aiutarli nei compiti, intrattenerli, sono amici, compagni di gioco, però anche genitori, cioè anche loro si sono trovati, insomma, in una dimensione di stress. Da di Silvana, che saluto ovviamente perché Silvana è anche mia sorella, quindi ovviamente le mando un saluto particolare, perché come sai noi siamo in comuni diversi, per cui sono 2 mesi che non ci si vede, non ci si abbraccia, per cui ecco, come tutti vi stiamo vivendo questa quarantena distanti, ovviamente. Certo, certo. Saluto anche lei che è qua, che ci sta seguendo, ecco. Lei e tutti gli altri, ovviamente. Approfitto così perché per mandare un saluto speciale a mia sorella. Dicevamo, tornando invece ai progetti, no? E anche all'utilità per le difficoltà, ma anche psicologiche, in cui si sono trovate le varie persone, le varie figure, quindi parliamo di genitori, parliamo di ragazzi un pochino più fragili o anche solo semplicemente che si sono trovati a dover fare dei cambiamenti magari un pochino più forti rispetto a quelli magari che immaginavano, no? Quindi magari dopo i primi giorni in cui uno riteneva di avere comunque un certo controllo, poi si è trovato magari in difficoltà. Sì, i primi giorni era più un'arrabbiatura, no? Perché ci ho chiuso dentro, qualcuno devo dire anche un po' di sollievo, perché tutto sommato, vabbè, ma anche se non vado a scuola, quindi proprio i primi giorni era un po' così. E poi sì, è subentrata anche tanta paura, perché anche questo bombardamento dei media è stato ed è pesante, e veramente ha creato un po' di terrore. Devo dire che sono stati bravi comunque i genitori, insomma, a lavorarci insieme, a stargli vicino. Esatto. E quindi poi appunto la seconda fase è stata quella delle crisi, dei pianti, della paura. È stata proprio molto 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 difficile per tutti. E poi, insomma, le capacità di resilienza tutti insieme hanno fatto sì che ci sia un nuovo adattamento, ecco. Adesso diventa un po' lungo perché si scalpita un po', soprattutto perché appunto mancano i compagni, mancano gli amici, mancano i parenti, i nonni, tutti, no? Quindi sì, il periodo è ancora un po' complicato. Noi devo dire che stiamo già pensando però a ripartire dal vivo anche. E certo. Quindi, perché bisogna, perché altrimenti si sta in attesa, nello sconforto, pensando che appunto non c'è più la scuola, non andrò in vacanza, non vedrò nessuno. Allora, noi vogliamo essere ottimisti senza, insomma,
essere sognatori, però stiamo studiando quindi un protocollo per cui con la massima sicurezza per piccoli gruppetti molto tutelati vogliamo già a fine maggio ripartire con le nostre attività e fare anche le nostre attività estive. Certo. Quindi noi siamo quasi pronti, ecco, ne stiamo parlando ovviamente anche con le ASL, i consorzi, noi abbiamo anche dei numeri diversi per cui riusciamo a fare dei gruppetti piccoli e quindi a garantire appunto una sicurezza, però bisogna, terremo le distanze, troveremo dei sistemi anche giocosi sempre, ma insomma i ragazzini devono uscire di casa, prendere il sole, tanti mi stanno dicendo quello di genitori, no? La ragazzina pallida e maciata, un'altra che ha la psoriasi, cioè iniziano a emergere dei sintomi anche dovuti allo star chiusi in casa, noi abbiamo bisogno di luce, di aria, quindi con tutta la cautela del caso, perché non dobbiamo essere sciocchi, però certo, è tempo di ripartire piano piano, quindi stiamo studiando questo. Grazie, infatti è importante, no? È importante avere un progetto per la ripartenza, perché effettivamente non avere l'idea del secondo passo, del terzo passo, insomma il progetto di fare qualcosa veramente ti manda, insomma, ti tira giù di morale, no? Perché sembra che questo tempo sospeso possa essere infinito, quindi sentire parlare, no, di ripartenza, di riorganizzazione, poi è ovvio si troverà il modo, si troverà certo, in sicurezza, certamente, questo è sicuramente importante, ci dà proprio un'altra spinta, quell'entusiasmo che forse dopo tutto questo tempo piano piano si stava un po' affievolendo, no? Sì, perché appunto poi la nostra mente si adegua un po' anche, no? Siamo un po' più lenti, un po' più pigri, un po' in letargo, no? Vero. Anche il tempo che fa in questo periodo, insomma, non aiuta molto. Però davvero sento adesso tanta paura. Di nuovo, è una paura diversa da prima, perché non è quel terrore di morire, però è la paura, il sospetto dell'altro che mi può contagiare, è qualcosa di molto brutto se ci lasciamo andare dentro, e allora dobbiamo appunto guardare almeno con gli occhi invece al futuro, provare a attivarci, essere insomma, le cose stanno davvero migliorando adesso, i posti in ospedale ci sono, i medici hanno studiato anche loro dei protocolli, le persone anche se si ammalano guariscono molto molto di più, quindi siamo in una nuova fase, purtroppo anche qui la confusione, e qua la confusione è terribile che viene mandata dai media e provoca questa paura, anche perché vedere gli esperti, una delle cose che mi dicono di più è quello, no? Vediamo gli super esperti, premi Nobel, che litigano tra di loro come ragazzini, quindi si rischia di perdere la fiducia e di diventare sospettosi nei confronti del prossimo che diventa un potenziale nemico, e questo assolutamente no, assolutamente certo. No. Concordo, effettivamente è verissimo quello che tu dici, quello che hai constatato, perché è un po' la stessa cosa che ho potuto verificare anche io, sia con le chiacchierate, insomma, attraverso la radio, i microfoni, in confronto con le persone, ma anche proprio andando in giro, perché effettivamente accade che siccome tu non hai riferimenti di verità, perché litigano praticamente o ci confondono, perché come posso dire, le informazioni che ci bombardano dicono tutto e il contrario di tutto, dopo un po' ti chiudi in te stesso cercando, cioè, e dando spazio alla paura, cioè, qua nessuno sa niente, allora ti guardi intorno con quel sospetto, insomma diventando poi, cioè, guardando addirittura come se fosse il nemico la persona che ti cammina a fianco, no? Ed è vero, questo non deve accadere. Sì, quindi appunto bisogna imparare un po' a convivere con questa situazione di incertezza, però sì, convivere, cioè, esatto, torniamo
vivere. vivere, certo. Senti, voglio fare Questo. ancora alcuni saluti. Certo. Voglio rispondere a coloro che ci stanno guardando. Cioè, voglio ringraziare Rossano Piovano che ci augura un buon primo maggio. Grazie e buon primo maggio a tutti quanti, naturalmente. Un saluto a Roberto Ferraro, a Marcelo Hugo, che è un cantante che ci ascolta dall'Argentina. E poi voglio mandare un saluto ancora a Nino, Antonino, ciao! E vabbè, ho un po' di famiglia in ascolto, te lo dico. Oggi è così e ne sono contenta, ecco. Ancora un saluto a tutti gli altri, a Francesco, a Lucia, a Giuseppe e a tutte quelle persone che comunque, molti di loro, molti dei nostri ascoltatori, hanno anche loro delle associazioni, delle attività e in qualche modo aiutano il prossimo. E questo è quello che in qualche modo stiamo cercando di fare un pochino tutti, no? Nel nostro piccolo, proprio per rimanere un po' umani. Credo che sia importante questo. Certo, io approfitto, posso ringraziare anche tutto il mio bellissimo staff, insomma, che veramente siamo una squadra che in questo periodo è persino aumentato, quindi abbiamo una decina di persone, volontari nuovi, contatti, che è incredibile, no? Perché si costruiscono magari a distanza, anche con nuovi, appunto, col comune rispetto a gruppi di volontari, di giovani, di ragazzi, quindi comunque c'è un bel movimento e questo, insomma, lo devo anche al lavoro e all'impegno e al modo, ecco, anche di lavorare, di stare insieme di tutto lo staff che si sta veramente impegnando, quindi un grazie a loro se possiamo fare tutto questo. Certo, io mi unisco ai tuoi ringraziamenti, ai tuoi saluti, faccio un saluto ovviamente a tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato e veramente un buon primo maggio, visto che oggi è un primo maggio anomalo che stiamo trascorrendo, diciamo, in maniera sicuramente diversa che non nel passato, anche perché siamo chiusi nelle nostre case e quindi è un'altra festa che noi diciamo, trascorrendo in maniera anomala in questo nostro periodo, come dicevamo, sospeso. Voglio anche ringraziare però, a parte la mia famiglia, le mie nipotastre, tutti quanti quelli che ci hanno seguito e ci conoscono, anche tutte quelle persone che, come te, in un momento così difficile hanno trovato l'energia e anche la creatività necessaria per ricreare altre condizioni, no? Per venire. Per risolvere poi la situazione, perché lamentarci e basta ovviamente non serve, occorre Certo. trovare le soluzioni in piccoli e grandi contesti a seconda, no? Di dove si opera, però a trovare, guardare avanti con gli occhi di chi, come dice Maria Rosaria, ci rifaremo, certo, con gli occhi di chi trova soluzioni. E di questo io ti ringrazio e ringrazio tutti quelli che lo fanno, perché ne abbiamo bisogno, ecco, davvero tanto. Certo, grazie. E anche devo dire a tutti i ragazzi che insomma ci danno anche loro, i ragazzi, i nostri bambini con le videochiamate che ci fanno sorridere, che sono loro il motore poi che ci attivano in questo, perché appunto vedere un loro sorriso, vederli contenti, è questo che poi è bello, insomma, ci fa fare questo lavoro. Esatto, sono convinta che poi è proprio è la passione, gli affetti e anche appunto i feedback che si ricevono a darti anche la forza per continuare ad andare avanti con sempre più entusiasmo. Io ti ringrazio infinitamente e Grazie magari mi auguro che possiamo magari più in là.
incontrarci di nuovo per raccontare magari una possibile fase successiva, no? Quindi come hai organizzato, come ci si sta organizzando attraverso i progetti nuovi e gli step nuovi che ci hai accennato, no? Per il futuro, perché speriamo, insomma, come dicevamo, di poter uscire di casa in fretta, ma soprattutto poi ci sono delle esigenze che ci chiedono di continuare a vivere, insomma, no? Come giustamente dicevi tu. Certo. E quindi mi piacerà condividere poi con te i nuovi passi. Benissimo, benissimo, molto volentieri. Io ti ringrazio davvero tanto per questa opportunità. So che ci sono appunto anche i ragazzi in ascolto perché erano molto entusiasti. Grazie a tutti quelli che insomma hanno ascoltato. Noi speriamo che andiate a vedere le nostre storie e ci date un feedback perché ci interessa molto, ecco, quello che pensate. Assolutamente, io ti ringrazio ancora, ci salutiamo ascoltando una canzone di Donatella Germe che dice tutto adesso magari proprio non si può, ma fra poco speriamo di tornare ad avere veramente tutto, tutto, tutto e anche un po' di più, magari un po' più di cuore e un po' più magari di attenzione a determinate cose che magari c'erano sfuggite. In passato, no? Corri di qua, corri di Certo. là, magari avevamo perso un tantino di diciamo di attenzione per le piccole cose che adesso ci rendiamo conto essere molto importanti. Grazie ancora, un saluto, sognare si può, alla Grazie, grazie prossima. Grazie a te, grazie. a te. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Molto affascinante.